Questo video, oltre che essere a 60 fps, è disponibile in due modalità. Quella normale, proseguendo a guardare il video, e quella tridimensionale per visori di realtà virtuale. Se avete un Oculus Rift, DevKit 1, DevKit 2, o avete un Google Cardboard o visori simili, basterà cliccare qui, dopodiché impostare il video a schermo intero e gustarsi lo spettacolo. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi, oggi vedremo un pochino il nuovo Dream Pack di Assetto Corsa. Alias guideremo l'Alfa 155, che è un'auto a cui ci tengo tantissimo, cavolo, è un Alfa, e il nuovo circuito scannerizzato ovviamente al laser dalla Kunos del Nürburgring in Germania. Andiamo a vedere di che si tratta. Soprattutto vediamo quali sono le differenze col DevKit 1 rispetto al DevKit 2 su Assetto Corsa, dato che non ve le avevo ancora fatte vedere. Beh, direi che prima di tutto la risoluzione gioca molto da padroni, anche perché col DevKit 1, non avendo il sensore di movimento, non si poteva fare questo. Quindi guardare qui, guardare sotto, avvicinarsi magari al pomello del cambio, vedere meglio le gambe, guardare fuori dal finestrino. Che spettacolo, ragazzi! Poter guardare giù, rientrare in macchina e direi partiamo e cazzeggiamo di meno. Purtroppo non andrò col cambio, anzi il volante che sto utilizzando, come vedete, non è quello solito. Qui partiremo dal parcheggio. Il volante è stato fornito per prova da HK Informatica. Questo è un Thrustmaster T300 che nella versione base è fornito solo di acceleratore e freno, molto buoni, però manca la frizione. E ovviamente è uno di quei volanti che ti compri nel caso poi tu vuoi farci modding, nel senso che se ci vuoi mettere poi un cambio, ci vuoi prendere una pedaliera sempre Thrustmaster con la frizione, o cambiare vari componenti, perché di tutto il volante vi assicuro, rispetto al G27, il T300 dà un feeling di guida davvero sensazionale, oltre che essere un pochino più largo e avere i comandi meglio disposti sopra. Andiamo a farci questo giro nell'inferno verde. Il Nürburgring è stato reso noto molto a livello popolare per l'incidente di Niki Lauda, che gli costò tantissime gare. Se avete visto anche il film Rush, nel caso non siete appassionati di corse, sapete a cosa mi riferisco. Ovviamente questa non è una Formula 1, ma è un Alfa 155. Oramai il Nürburgring esiste solo una versione ristretta, perché questo circuito, come potete vedere, anzi non lo potete vedere ancora ma potete facilmente intuire, è molto molto pericoloso perché sorge all'interno di un bosco. Adesso si può correre solamente, diciamo, per sfizio. Tu vai lì, paghi il giro, paghi i giri e corri in pista. Una volta si correva, come vi ho detto prima, anche in Formula 1. Adesso c'è il percorso breve. Ovviamente un percorso del genere non lo puoi allargare essendo in un bosco, anche perché sarebbe impossibile farne le vie di fuga, quindi non si arriva ai requisiti minimi di sicurezza per una pista attuale. Non penso stia girando molto veloce, perché è un circuito molto tecnico e soprattutto molto difficile, con tantissime sorprese. Però devo dire che col DevKit 2 rispetto all'1 non c'è davvero paragone. Qui dovrebbe esserci un saltellino se arrivo abbastanza veloce. Infatti non sono andato a sbattere di un soffio, veramente. Dicevamo, l'inferno verde. Questa è stata forse una delle più grandi fatiche da parte degli italianissimi ragazzi della Kunos, e hanno fatto un ottimo lavoro anche per quanto riguarda l'ottimizzazione per Oculus Rift, anche perché sono uscite adesso le opzioni per poter regolare bene la visuale, cosa che ho fatto. Adesso per spettacolarizzazione ho lasciato le mani sul volante per rendere più simpatico il video. Per voi ovviamente che state guardando, no, mi sono girato con la testa e si è girata la visuale, però quel che è consigliabile è toglierle perché si riduce molto la visuale.
Per quanto riguarda il volante, invece, il force feedback è messo al 100% tranne per gli incidenti, perché ovviamente mi arrivano certe botte e ovviamente il volante, aia, si potrebbe rovinare durante gli scontri. Come dicevo, il T300 è un ottimo volante se volete aggiungerci poi roba, se volete farvi un set completo, magari con tre monitor o anche solo con l'Oculus Rift, perché vi assicuro, quando uscirà la versione Oculus Rift definitiva non avrete più bisogno di altri monitor, perché anche solo a girare così potete avere una visione a 360 gradi di tutto il percorso in maniera veramente tranquilla. L'unico handicap, come vi ho detto, è proprio quello lì di avere una pedaliera solo acceleratore e freno, quindi come potete vedere su un'auto che di regola viene usato il cambio, dovrete usare il cambio sequenziale, che tra l'altro molto 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 comodo e responsivo, bello tosto diciamo, e ovviamente disponendo meglio i comandi sul volante si possono aggiungere funzioni che altrimenti sarebbero molto complicate da... molto complicate da assegnare o comunque raggiungere in guida con altri tipi di volanti. Per esempio il G27, come avete visto, ha tutta quella tiritera di comandi lì al lato, mentre questo ce li ha ben disposti sopra. Nürburgring non lo conosco proprio, anzi se mi devo proprio riscattare vi direi di andare a vedere i video che ho fatto su momenti di qualità con Momo in cui ci sfidiamo in gare a tempo, anche se probabilmente a breve cercheremo con due computer di fare sfide dirette uno contro l'altro. Questa dovrebbe essere la curva dell'incidente di Lauda, appena superata. Noi non l'abbiamo fatto l'incidente. Beh, direi che l'esperienza col DevKit 2 su Assetto Corsa è davvero, non mi viene il termine italiano, stunning, molto bella e intensa, soprattutto in un percorso panoramico come questo. E vi assicuro, io già adesso, dopo pochi minuti, che non ho manco terminato un giro, il Nürburgring sono 22 km di pista, già mi sento immerso e davvero, col feedback del volante così responsivo, dove la macchina la devi reggere bene anche in rettilineo, come potete vedere, o comunque in tratti non troppo complessi, è davvero top come cosa. L'unica cosa di cui sento la mancanza, ragazzi, vi ho detto, è la frizione e il cambio qui, che per me è un requisito minimo, anche perché, come avete visto anche nei video precedenti, magari ve li linko qui sotto, sono amante del drift, quindi drift senza frizione, senza cambio, non si può fare nulla. Sempre più vi consiglio di provare Assetto Corsa, perché effettivamente è il miglior simulatore di guida che possa esistere. Poi vabbè, ognuno ha i suoi gusti, ci sono i vari iRacing, R-Factor, che comunque hanno fatto la storia. E veramente, se questo volante potesse avere, cioè se io potessi avere, dato che si possono avere, un cambio e una frizione, davvero ne sarei molto molto soddisfatto, mi troverei molto meglio. Bene ragazzi, cos'altro da mostrarvi? Mi fermo un attimo, mettiamo a folle l'esperienza dell'Oculus all'interno di un abitacolo, di un'auto, è davvero sensazionale, anche perché posso vedere le mie mani qui, ho l'impressione di toccarle praticamente. E piccola cosa, se scendo dalla macchina, devo fare attenzione perché sono vincolato alla sedia, l'ho attaccata al set, posso tranquillamente vedere la mia auto da fuori, il che dà molta soddisfazione. Riesco a vedere la curva lì in fondo, riesco a vedere dove sono venuto, la sgommata che ho lasciato, io senza testa all'interno dell'abitacolo, e posso eventualmente rientrare dentro e continuare. Bene ragazzi, questa è l'esperienza sul Nürburgring fatta con un Thrustmaster T300, che ve lo consiglio veramente solo se vi dovete aggiungere altra roba sopra, lo trovate qui sotto in descrizione, e Oculus Rift DevKit 2, mi raccomando, perché il DevKit 3, che sto dicendo, la versione definitiva dell'Oculus Rift sarà veramente qualcosa fuori di testa. Io ci ho creduto fino a un anno e mezzo fa quando ho preso il primo, e i ragazzi che hanno fatto partire questo progetto sono veramente dei grandi. L'ha comprato Zuckerberg, chissà
che progetti hai in mente, però staremo a vedere. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!